Proseguendo con quella che è stata la presentazione di Samir, andiamo ora a vedere perché utilizziamo il termine additive manufacturing. La tecnologia di cui stiamo parlando, come già detto, fa uso di una costruzione mediante strati successivi di materiale addizionato. Molto spesso si utilizzano però altri termini per descrivere questa tecnologia, che fanno riferimento a delle peculiarità della tecnologia stessa. Partiamo dal primo termine che è Automated Fabrication. Esso è stato reso popolare da Marshall Burns e letteralmente si traduce con fabbricazione automatica. Evidenzia appunto il fatto che queste tecnologie permettono un grado di automazione del processo molto elevato. Esso tuttavia risulta un termine piuttosto generico perché in realtà anche le macchine a controllo numerico possono essere descritte con questo termine. Il secondo termine che andiamo a vedere è fabbricazione a geometria libera o fabbricazione solida a geometria libera. E questo fa riferimento alla capacità che ha l'additive manufacturing di realizzare delle geometrie molto complesse. Infatti, mediante questi procedimenti è molto semplice in realtà realizzare delle superfici freeform che nelle lavorazioni tradizionali invece risulterebbero piuttosto complesse da realizzare. Va notato a questo punto inoltre che a prescindere dalla complessità dell'oggetto, una volta fissato il volume del componente, nell'additive manufacturing è quest'ultimo a determinare il tempo di lavorazione, mentre nelle lavorazioni convenzionali la complessità dell'oggetto va ad aumentare notevolmente spesso il tempo richiesto per la realizzazione. Terzo termine che vediamo è produzione additiva, quindi additive manufacturing, o produzione layer-based. E questo termine evidenzia, come già detto, la caratteristica di questa tecnologia di creare oggetti tramite l'addizione di strati successivi di materiale. Esso è quindi in contrasto con quelle che sono le lavorazioni tradizionali che funzionano per sottrazione invece di materiale, se vogliamo. Esistono tuttavia delle tecnologie che fanno uso di entrambi i principi, del principio di addizione del materiale e del principio di sottrazione invece. Legato a questo, una volta veniva utilizzato il termine additive fabrication, esso poi ha perso in popolarità, diciamo, perché si pensava avesse un'accezione che cominciasse ad intenderla ancora come una tecnologia di prototipazione rapida. In realtà l'additive manufacturing non è solo questo. Stereolitografia e stampa 3D sono due termini che inizialmente sono stati utilizzati per descrivere macchine specifiche. Stereolitografia è nata nell'azienda statunitense 3D Systems, mentre stampa 3D è nato da un gruppo di ricercatori dell'MIT. Entrambi questi termini, soprattutto stampa 3D, alludono alla possibilità di estendere i processi che tutti conosciamo di stampa in due dimensioni alla sua terza dimensione, quindi sono più intuitivi, se vogliamo, da comprendere. L'ultimo termine che vediamo è prototipazione rapida, che fa riferimento, come già visto, alla possibilità di creare prototipi molto rapidamente rispetto ai metodi di produzione convenzionali. Concludendo, possiamo dire che utilizziamo il termine additive manufacturing perché forse è quello che evidenzia la caratteristica più particolare, ecco, di questa tecnologia. Gli altri termini comunque non sono inappropriati, anzi, se vogliamo effettuare delle ricerche in rete, spesso per andare nello specifico, risulta opportuno adottare una terminologia adeguata al contesto e quindi usare il termine giusto. Andiamo ora a vedere quelli che sono i benefici dell'additive manufacturing. Questa tecnologia è stata descritta come una vera e propria rivoluzione per l'industria di produzione perché ovviamente si va a stravolgere quella che è l'idea di produzione di un oggetto e quindi si va a stravolgere di conseguenza anche il processo produttivo all'interno di un'azienda.
La questione principale, il vantaggio principale da notare è la velocità di produzione di un oggetto che va a modificarsi notevolmente, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento, in primo luogo il trasferimento e la conversione dei file, che è molto più semplice e molto meno soggetta ad interpretazione. Questo principio viene tradotto poi in inglese in What you see is what you build. Quindi proprio quello che io vedo è poi quello che effettivamente vado a costruire, senza troppi passaggi intermedi. Viene appunto ridotto quindi il numero di step dell'intero processo produttivo, perché indipendentemente dalla complessità delle caratteristiche di un componente, una volta realizzato il modello digitale, io posso passare praticamente direttamente alla sua produzione, senza bisogno di troppi passaggi intermedi, necessari tante volte nelle modalità di produzione tradizionali. Andiamo ora ad evidenziare quelle che sono le differenze tra i processi di additive manufacturing e le macchine invece CNC, a controllo numerico. La differenza principale, l'abbiamo già detto, è quella che l'additive manufacturing lavora per addizione di materiale, le macchine CNC invece per sottrazione. Esistono poi ovviamente tante altre differenze tra le due tipologie di lavorazione, adesso andiamo a elencarne alcune. Per quanto riguarda i materiali che possono essere lavorati, l'additive manufacturing originariamente è stata sviluppata per materiali polimerici, cere, laminati di carta e successivamente poi per materiali più duri, più resistenti, come materiali compositi, metalli e materiali ceramici. Le macchine CNC un po' siamo al contrario, ecco, perché sì, possono essere utilizzate per lavorare materiali relativamente morbidi, però sono molto più utilizzate, funzionano molto meglio per lavorare materiali quali acciai o leghe metalliche. Per quanto riguarda la velocità di produzione, come già detto, le macchine CNC complessivamente risultano più lente, però anche se in realtà le macchine CNC, quindi quelle classiche, in realtà permettono sì di esportare il materiale molto più velocemente di quanto invece io possa magari aggiungerne con una macchina che lavora per additive manufacturing. Tuttavia, nel complesso, se io vado a considerare l'intero processo produttivo, e non devo tener conto appunto solo del tempo di interazione della macchina con il pezzo, ma di tutti gli step che ci sono prima e dopo. E quindi l'additive manufacturing nel suo complesso risulta più conveniente, soprattutto se andiamo a vedere anche il punto successivo, che è la complessità dei pezzi ottenuti. Più complessa è la geometria, più diventa vantaggiosa la produzione mediante l'additive manufacturing, perché l'additive manufacturing, l'abbiamo detto prima, ha fissato il valore del volume da lavorare, il tempo più o meno lo abbiamo definito, mentre nelle lavorazioni convenzionali non mi basta fissare la dimensione del pezzo, ma va ad influenzare il tempo di produzione e anche la complessità delle lavorazioni che poi io devo eseguire. Per quanto riguarda la precisione, nelle lavorazioni per additive manufacturing, essa è data dallo spessore degli strati che io vado a depositare e dalla precisione del posizionamento, del laser o dell'ugello nel piano orizzontale invece. Nelle lavorazioni CNC invece la precisione dipende un po' dalla risoluzione e dalla definizione più o meno accurata del posizionamento lungo gli assi della macchina. Per quanto riguarda la geometria, le macchine che lavorano per addizione di materiale essenzialmente considerano un problema in 3 dimensioni, lo scompongono in tanti problemi in 2 dimensioni, imponendo uno spessore di materiale nominale che viene depositato. Le lavorazioni CNC invece un problema in 3 dimensioni rimane in 3 dimensioni e va risolto quindi creando geometrie complesse partendo da quelle più semplici. Per ultima cosa andiamo a considerare la programmazione e anche da questo punto di vista l'additive manufacturing risulta più semplice perché la realizzazione di un programma per far funzionare una macchina CNC può coinvolgere